Amici di Moto.it, finalmente l'inverno è finito, stanno per iniziare le gare. Il 20 di marzo si inizia dal Qatar, poi per 18 Gran Premi fino ad arrivare alla prima domenica di novembre. 18 Gran Premi sulle piste più belle del mondo, sulle piste più affascinanti, con i piloti più forti del mondo. Di fianco a me c'è Andrea Dovizioso. Ciao Andrea. Ciao, sei affascinante. Affascinante, sei bellissimo. Ti ho sempre amato. Senti Andrea, si sente una volta. Che inverno è stato intanto? È faticoso perché ho fatto tanta preparazione atletica pesante. E poi è faticoso perché stare tutti questi mesi lontano dalle moto non è bello. Senti Dovi, per presentare il campionato a Moto.it si sono inventati questo giochino, secondo me divertente. In pratica tu illustrerai ai lettori di Moto.it. Faccio una parentesi, ti sei mai collegato con Moto.it? No, perché non sei. Che nome, non fai far figura di c***a. Non fai far figura di c***a. Non sai, devi fare www.è presente? Dimmi che dopo lo faccio. Ecco, www.moto.it. E comunque per presentare le piste ai nostri appassionati abbiamo pensato di coinvolgerti, è stato un lavoro lungo, secondo me visto da fuori divertente. Tu che l'hai fatto? No, interessante perché non mi era mai capitato di spiegare le piste e poi soprattutto è un piacere farlo per gli appassionati che purtroppo non possono capire certe cose, dalla televisione anche solo gli angoli degli asfalti, delle curve, non è possibile, quindi... spero sia stato interessante, sarà interessante per gli appassionati. Ecco, da fuori me ne sono accorto mentre parlavi, veramente non si vedono un sacco di cose, anche dalla televisione eccetera, ma anche se vai a bordo pista fai fatica a vedere le cose se non sei sulla moto. Assolutamente vero, ma mi capita anche quando vado a vedere delle gare di cross o altre situazioni, altre gare, essere in pista ti fa vedere le cose reali, ma soprattutto sono molto più piccole di quelle che si vedono dalla televisione. Cioè soprattutto il pilota vede, cioè c'ha molto meno possibilità di quello che vede un appassionato dalla televisione. Quella è la vera realtà. Con Andrea abbiamo scoperto tutte le piste del motomondiale, ma non solo. Potrete scoprire meglio, conoscere meglio Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso corre il mondiale da tanti anni, ma secondo il mio modo di vedere, Andrea, non sei così ancora conosciuto per questione di carattere soprattutto. Abbiamo scoperto che sei timido. Adesso. Però in questa lunga intervista ci racconti tutto, è stato bellissimo, anche degli affetti personali, della figlia di Sara che è nata a dicembre di un anno fa, di suo papà, di sua mamma, delle moto naturalmente, delle gare, quindi un Andrea Dovizioso inedito e a mio modo di vedere molto molto piacevole. La pista più bella per te? Ah, la MotoGP in Malesia è una goduria. La più difficile? Ma dipende, è soggettivo, perché penso che la più difficile dipende da quella che ti piace meno in base ai risultati che fai normalmente. Diciamo che Sachsen non è proprio la pista per la MotoGP. Ecco, il posto dove vai meno volentieri al di là della pista? Beh, Valencia è una bellissima città, è sempre bello andare a correre in Spagna, soprattutto perché sei in mezzo, come se fosse uno stadio. Però è veramente brutto correre in quella pista, conosco pochi piloti che si divertono in quella pista. E invece il posto al di là della pista dove vai più volentieri? Perché? Per il clima? Perché? Ma guarda, la Malesia, io amo la Malesia perché purtroppo con tutto quel lavoro che abbiamo da fare nel weekend gara non c'è troppa gente là e hai più possibilità di concentrarti senza distrazioni. Però le gare spagnole, le gare italiane, senti, i veri appassionati sono lì e... è sempre stupendo e ti motiva tantissimo. Che campionato sarà secondo te? È ancora un po' presto perché i due test in Malesia hanno detto solo una cosa e secondo me può essere, ma come no, perché abbiamo girato solo in una pista. Sicuramente la Honda è più competitiva degli altri anni, dell'anno scorso sicuramente, perché tutti i piloti Honda erano avanti, quindi c'è una motivazione reale. Però penso che cambiando piste, 18 piste, Lorenzo e Spies con Yamaha ci saranno tutte le piste e l'anno scorso ha fatto la differenza in quasi tutte le piste, quindi secondo me bisogna livellare, siamo tutti lì più o meno.
Allora, per vedere le piste come si fa? www.moto.it. Perfetto, siete collegati. Buon divertimento.